Presso l'aula Morici della Fondazione Sicana si è tenuta la presentazione del libro L'ossessione dello psichiatra Marcello Alessandra. Il libro racconta del rapporto tra paziente e dottore che si trasforma in una ossessione del paziente per la vita del suo psichiatra. Il dialogo con l'autore è stato moderato dalla direttrice dell'ufficio di esecuzione penale esterna Rosanna Provenzano. È un bel racconto su fatti reali. Da psichiatra racconto la storia di un rapporto tra il paziente e il suo psichiatra. Il paziente si farà un'ossessione da tutta questa storia perché si impossesserà in testa sua della famiglia, della vita dello psichiatra. E poi ci sono dei risvolti molto particolari, è una sorta di noir che si basa però su fatti reali. Lo psichiatra diventa un padre per il paziente, la persona di riferimento, finalmente qualcuno l'ascolta. La persona che gli è mancata ovviamente è il periodo infantile e la storia poi racconterà tutte le faccende personali. Questo bisogno di ascolto che è quello che manca maggiormente oggi, nella società di oggi. E andare allo psichiatra adesso significa poter parlare, finalmente parlare con qualcuno. A volte noi stessi diciamo che è strano che vengono noi pur a pagamento pur di parlare, ma manca proprio l'ascolto da parte delle famiglie, da parte degli amici. Ormai si sottovaluta troppo questa necessità ogni persona che ha un proprio disagio e non di trovare qualcuno che possa veramente ascoltare e si ascolta non soltanto con l'orecchio, ma soprattutto col cuore. Un libro ovviamente che ha molto a che fare con la materia, diciamo, della criminologia. Io dirigo l'ufficio di esecuzione penale esterna e noi siamo coloro che raccogliamo un po' queste storie, storie di soggetti vulnerabili, storie di persone ovviamente che hanno anche questa sofferenza, no? Psichica, psicologica più o meno grave. E quindi questa storia è stata importante e ci piace raccontarla perché è un modo per entrare dentro una problematica. Leggere una diagnosi è una cosa, leggere una sentenza è una cosa e la sentenza e la diagnosi non sono assimilabili alla persona, mentre raccontare una storia, tra l'altro questo è comunque un thriller psicologico con delle forti componenti autobiografiche, proprio in riferimento al lavoro dello psichiatra. E quindi qui troveremo appunto la parte profonda dell'animo umano che spesso è incomprensibile. Sia difficile da capire che da gestire, ma noi ovviamente siamo convinti che prendere in carico le persone a volte non significa guarirle, ma significa stare accanto a questa sofferenza e quindi orientarne il passo.